circa delle 10:40 su un tema davvero di interesse generale, quello della sanità. Domani sarà la giornata europea contro la mercificazione della sanità, quindi ci saranno mobilitazioni in tutti i paesi europei. L'Italia parteciperà alla grande, lasciatemelo dire, perché ci sono davvero tanti, tanti appuntamenti di mobilitazione in varie città italiane. Noi intervisteremo su questo alle 10:40 Chiara Bonini, che è la portavoce, insomma, del Comitato Italiano che appoggia questa iniziativa con tanti appuntamenti in diversi punti d'Italia, soprattutto a Bologna, dove dovrebbe esserci una sorta di conferenze, stati generali sulla sanità. Sentiremo appunto da Chiara Bodini come si prospetta la giornata di domani. Questo interessa in qualche modo i nostri amici edicolanti, che lo ricordiamo, molti di loro hanno proprio vicino agli ospedali. Ne abbiamo sentito ieri uno da Napoli. Hanno vicino agli ospedali la propria attività, quindi un po' se ne intendono anche di sanità. Ricordo sempre qui il faro degli edicolanti ospedalieri, e cioè Spini a Brescia, insomma, che ci ha sempre aggiornato puntualmente sulla situazione. Anzi, visto che l'ho nominato, lo saluto. Ciao, se ci stai ascoltando. Ci sentiremo presto, anzi, magari vedremo di combinare per la prossima settimana una serie di collegamenti con gli edicolanti di Brescia, ma comunque poi ci ascolteremo, ci sentiremo in privato. Allora andiamo avanti, una breve pausa musicale, poi tra poco il consueto appuntamento con la rassegna stampa. Wash away my tears, let the shadows hide my fears, let the pain teach me to be strong, yeah. As life goes on, help my heart find the love within, let my dreams sail with the wind, let my voice rise in a new song, yeah. As life goes on, as life goes on, the hardest thing is starting. Night ends in a new dawn, yeah. As life goes on, as life goes on.
Bene, allora di nuovo in studio per lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Noi diamo un'occhiata ai temi e poi ai titoli di prima pagina dei principali giornali in edicola. Dunque, oggi sicuramente uno dei temi più affrontati è quello della politica estera, anche perché il presidente americano Donald Trump, sottoposto a forti pressioni da più parti, è stato costretto a rimuovere il suo uomo di fiducia, lo stratega Steve Bannon, dal direttorio del Consiglio per la sicurezza. Per quanto riguarda la Siria e la sollevazione mondiale contro la strage, sono stati appunto usati dei CAS in cui sono morti molti bambini e comunque popolazione civile, il bilancio è ancora da chiudere definitivamente. Trump ha annunciato l'intenzione di intervenire, non specificando appunto come e con quali tempi. La maggioranza è nel caos, siamo alle notizie di politica italiana dopo il voto di ieri in Senato, dove il centrista di Alternativa Popolare Salvatore Torisi è stato eletto a sorpresa presidente della Commissione Affari Costituzionali, che dovrà discutere della legge elettorale, al posto del candidato dei Dem Giorgio Pagliari. A ribaltare l'esito del voto, la scelta di 6 franchi tiratori assieme alle opposizioni. L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi l'ha presa malissimo, si è trattato di un vero e proprio blitz, ha detto che è stato studiato a tavolino. Guerini parla di tradimento, il vice di Renzi Orfini annuncia vendette, il presidente Gentiloni cerca di sdrammatizzare, noi siamo coesi, dice, legge elettorale, trema il governo, titola Repubblica, prova di forza sull'orlo della crisi è il commento di Goffredo De Marchis, mentre Stefano Folli parla di nebbia in Parlamento, quindi come potete sentire almeno da Repubblica il tema politico è molto approfondito con diverse proposte di analisi. Renzi però non si rassegna, su Panorama in un'intervista di Andrea Marcenaro usa termini a quanto forti, in tono quasi pasquale potremmo dire, sono io il salvatore della patria, rinascerò. Tra i temi sindacali in primo piano oggi sui giornali sicuramente quello di Alitalia e poi quello dei trasporti a Milano in particolare. Si è scioperato nel settore dei trasporti, articoli critici, attacco al sindacato, soprattutto se ne fanno interpreti di questi attacchi Marco Morino sul Sole 24 Ore che titola se le vecchie liturgie sindacali fermano la città e Dario Di Vico sul Corriere della Sera, immancabile, quando si tratta di attaccare i sindacati, che ferma l'editoriale
generale, lo sciopero che ferisce la città. Ma anche Roma è un po' sotto l'occhio della stampa, perché si parla di emergenza sulla raccolta differenziata. Il Campidoglio non sembra in grado di dare una risposta immediata e ora si parla di un commissario per salvare la città. Ne parla Mauro Evangelisti sul Messaggero, che mette il titolo in prima pagina a centro della pagina. Altri temi legati appunto al governo, alle tasse, sui problemi delle tasse e della riforma del fisco parla dalle pagine dell'Unità anche il segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo in un'intervista firmata da Massimo Franchi. Il Sole 24 Ore invece punta sulla rottamazione delle cartelle esattoriali con un titolo: rottamazione delle cartelle, incassi a quota 5 miliardi. Questi sono un po' i temi che troverete sui giornali di oggi, e vediamo adesso invece quali sono i titoli più in vista, cominciando come di consueto dal Fatto Quotidiano, che si occupa in qualche modo di governo e dintorni. In questo caso prende sotto mira addirittura la Presidenza della Repubblica. La lobby del tabacco arruola Mattarella figlio al Ministero. Bernardo firma un parere legale per conto della British American Tobacco. Questo è il titolo piuttosto urlato a centro pagina. Poi la politica ancora nella scatola alta, Senato e Colle, tre sberle a Renzi, respinta la sua voglia di crisi, uomo di Alfano, presidente della Commissione Affari Costituzionali. E quindi l'analisi su cosa sta accadendo nella maggioranza. E poi ancora sul governo, a centro pagina, Orlandi, cancellata la guerra agli evasori, solo pesci piccoli, altro che boom nella lotta ai furbi. I 19 miliardi vantati dall'esecutivo sono stati recuperati contestando errori nelle dichiarazioni dei redditi e con sanatorie. In calo invece gli ispettori per scovare le frodi. Questo è il sommario del Fatto Quotidiano sul fisco. La Verità: ci fregano i risparmi cambiando gli euro. Questo è il titolo di apertura della Verità, del giornale di Belpietro. Il Giornale invece: casa, ticket e stipendi ci mettono le mani in tasca. Libero: Berlusconi deve sparire. Vediamo di che cosa si tratta. Addirittura Libero cita piano di Gentiloni per stroncare il Cavaliere. La Presidenza del Consiglio si costituisce parte civile nel processo Rubiter contro il leader forzista. Però non si capisce il motivo, la sensazione è che si voglia massacrare chi è già stato massacrato abbastanza, ma Silvio non molla, bagno di folla a Milano. Bene, il centrodestra si riconsola con questi titoli e nasconde chiaramente tutte le sue divisioni e articolazioni che verranno fuori sicuramente nella prossima tornata elettorale. Allora, Corriere della Sera, La Stampa e Repubblica, nell'ordine vediamo il Corrierone che apre con Trump cede via lo stratega, quindi con la politica estera, e mette nella scatola alta la notizia di politica interna. Il PD appunto sconfitto titola, maggioranza nel caos e le accuse di Renzi, è stato un blitz a tavolino. Passiamo a Repubblica, che invece apre con la legge elettorale, trema il governo, e a centropagina mette la fotonotizia sulla situazione in America. La Stampa ricorda con una pagina completamente dedicata a questa iniziativa, senza altri titoli, il G7 delle donne. Vediamo di che cosa si tratta. A poche settimane dal summit dei grandi, l'Italia è sempre più un crocevia del dibattito internazionale. Da domani fino a sabato, manager, leader, politiche, imprenditrici e studiose provenienti da ogni parte del mondo discuteranno alla Farnesina di disuguaglianze sociali ed economiche, di integrazione e di parità dei diritti. L'iniziativa della presidenza italiana del G7 verso il vertice di Taormina. La Stampa dà a questo una evidenza straordinaria con questa prima pagina, quindi sicuramente un tema molto approfondito da questo giornale, l'abbiamo sentito anche nel GR, a proposito delle notizie che arrivano dall'Islanda su questa legge di parità, quindi per superare i gap gender nelle buste paga, nei salari. Il Messaggero: strappo al Senato, venti di crisi. E poi a centropagina ancora Trump sacrifica il facco Bannon e minaccia Assad, pronti a blitz. E l'emergenza rifiuti, dicevamo,
nella prima parte della nostra rassegna stampa, vertice in prefettura verso l'ordinanza Rai.